Buongiorno ragazzi, bentornati in questo nuovo video tutto tech. Come detto nel precedente video, andiamo a fare una comparazione tra l'Echo Dot di terza generazione e quello di quarta. Ma prima di tutto questo, vi invitiamo ad iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e perché no, attivare la campanella così da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un nuovo video. Ma prima di tutto questo, vi lancio la sigla! Partiamo subito sul lato estetico. Abbiamo una differenza sicuramente sull'altezza dei due Echo. Abbiamo l'Echo Dot di terza generazione che è alto 43 mm contro gli 89 del quarta generazione. Per quanto riguarda invece il diametro, sembrano diversi, ma se li andiamo a sovrapporre, come potete vedere, il diametro è uguale. Altra cosa che hanno modificato sull'Echo Dot di terza generazione, abbiamo gli altoparlanti che sono posti sulla circonferenza, mentre invece su quello di quarta generazione è stato posto l'altoparlante nella parte frontale. Sul terza generazione, quando si andava a mettere solitamente su un mobile appoggiato, il muro faceva da rifrazione perché uscendo l'audio sulla circonferenza con un suono avvolgente a 360 gradi, questo faceva sì che impattasse contro la parete e si andasse a perdere un po' di qualità audio, anche se, ripeto, questo non ha una parte audio eccelsa. Cosa che invece hanno migliorato sull'Echo Dot di quarta generazione, mettendolo nella parte frontale, voi potete metterlo tranquillamente anche in un angolo della casa, ma l'audio uscirà sempre da questa parte, quindi non avrete problemi di sorta. Andiamo a verificare poi la parte estetica. Su questo abbiamo una placca in plastica sulla parte superiore dove integra i tasti di volume, più e meno, il silenziatore per il dispositivo e il tasto azione per quanto riguarda il nostro dispositivo vocale. Stessa cosa è stata fatta sull'Echo Dot di quarta generazione, ma i tasti sono meglio integrati, quasi mimetizzati sulla scocca dello stesso. Abbiamo i tasti più e meno, il tasto per silenziare e il tasto di azione. Nella versione che abbiamo preso noi c'è anche l'orologio frontale che dà anche le temperature, se per caso viene richiesto. Altra cosa di cui Amazon ci tiene assolutamente da sottolineare, sull'Echo Dot di quarta generazione l'alluminio e il tessuto che compongono il nostro dispositivo sono completamente riciclati. Per quanto riguarda invece la parte posteriore in plastica è riciclata al 50%. Per quanto riguarda il peso abbiamo un peso abbastanza similare. Abbiamo un 328 grammi per l'Echo Dot di quarta generazione contro i 300 grammi dell'Echo Dot di terza generazione. La differenza di peso in questo caso non dà assolutamente nessun tipo di vantaggio né all'uno né all'altro, tanto questo è un tipo di dispositivo che va appoggiato su un mobile e rimane fisso in quell'angolo. La parte posteriore di entrambi è rimasta pressoché identica. Abbiamo il foro per poter inserire l'alimentazione e il foro per l'attacco AUX da 3,5 mm. Entrambi i dispositivi sono dotati di Bluetooth, potete collegarli ad una cassa esterna. Ribadisco, una volta che collegate il vostro dispositivo ad una cassa esterna, l'audio verrà riprodotto dalla cassa collegata, non dal vostro dispositivo. Anche di questo troverete un video particolareggiato di come connettere una cassa esterna direttamente al vostro dispositivo, come anche la configurazione. La prima configurazione è molto semplice, ma trovate sempre qui nel canale uno dei primi video per quanto riguarda la domotica, come configurare il vostro Echo. Altro fattore da valutare per poter decidere se acquistare l'uno o l'altro è l'Echo Dot di terza generazione, ribadisco, ha il suono che esce a 360 gradi, quindi se posto vicino a un muro il suono rimbalza sullo stesso e perde un attimino. Per quanto riguarda invece l'Echo Dot di quarta generazione abbiamo l'altoparlante posto sulla parte anteriore e questo favorisce una diffusione del suono molto più omogenea. La valutazione poi per quanto riguarda l'estetica del prodotto è puramente soggettiva. A me sinceramente quello di quarta generazione piace parecchio, è stato rivisitato esteticamente molto bene. La parte audio ribadisco, è stato ampliata la potenza sull'Echo Dot di quarta generazione, abbiamo un suono molto più pulito, molto più profondo, i bassi sono molto più pieni, quindi si gode a meglio di una qualità audio ascoltando la musica sull'Echo Dot di quarta generazione.
Non è un prodotto nato per fare questo, ce ne sono altri o comunque accessori che possono riprodurre la musica in maniera molto più efficiente, ma sinceramente tra i due l'audio di questo è migliore. Facciamo ora un test di comparazione per quanto riguarda il volume dei due dispositivi. Andiamo a silenziare l'Echo Dot di quarta generazione. Per quanto riguarda invece il nuovo processore che è stato inserito sull'Echo Dot di quarta generazione, Amazon dichiara un tempo di risposta molto più immediato. Da quello che ho potuto notare in questi momenti che l'ho potuto utilizzare, sì, c'è una risposta leggermente più veloce, ma questo secondo me non è così rilevante perché non c'è una grossissima differenza sui tempi di risposta dei due dispositivi. Entrambi hanno dei buoni tempi di risposta, sì, l'Echo Dot di quarta generazione leggermente di più. Questo secondo me non fa sì che uno scelga un dispositivo piuttosto che l'altro. Quindi, tirando le somme, abbiamo due prodotti sicuramente validi per poter cominciare ad entrare in questo fantastico mondo della domotica. La parte estetica la fa da predominante. Non appena lo estraete dalla confezione, dovete valutare voi quale dei due si accosta di più al tipo magari di arredamento che avete in casa o dove dovrete andarlo a posizionare. Dopodiché le funzioni. L'Echo Dot di quarta generazione che ho acquistato io mi dà la possibilità anche di poter avere l'orologio, la temperatura e tante altre funzioni sul display, ma questo c'era una versione anche dell'Echo Dot di terza generazione, era stata fatta. Ma arrivando al succo della questione, la grossa differenza tra i due che dovete veramente prendere in considerazione è: se utilizzo il mio dispositivo per fare domande di accendi e spegni le luci, attiva questa funzione piuttosto che quella e non vado ad ascoltare molta musica, allora è un ottimo prodotto anche l'Echo Dot di terza generazione. Ma se io ho la necessità di tenerlo comunque in un luogo dove mi servirà anche per ascoltare molta musica, sicuramente l'Echo Dot di quarta generazione vince a mani basse, perché con il posizionamento del diffusore audio sulla parte anteriore sicuramente il suono vi arriverà in maniera più diretta, ma poi, come avete potuto sentire spero dal video, sicuramente non rende come dal vivo, ma vi posso garantire che il nuovo Echo Dot di quarta generazione a livello audio è nettamente superiore. Suono molto più pieno, bassi molto più importanti, avete veramente una grossa differenza. Altra cosa da valutare è il prezzo, naturalmente. Volete approcciare per la prima volta questo mondo della domotica? Non volete spendere grossissime cifre? E poi siamo sotto Natale, magari qualcuno vuole anche regalare questi prodotti a un amico, un parente, piuttosto che... Abbiamo l'Echo Dot di terza generazione attualmente, mentre sto facendo il video, e troverete qui sotto il link in descrizione, quindi vi basterà cliccare sul link, vi rimanda direttamente ad Amazon. Echo Dot di terza generazione ad un prezzo attuale di 19,99 euro. Per quanto riguarda invece l'Echo Dot di quarta generazione, purtroppo siamo fuori dal Black Friday, da quella settimana fantastica che c'è stata poco tempo fa, e grazie a quella settimana noi abbiamo acquistato l'Echo Dot di quarta generazione ad un prezzo più o meno di 39 euro rispetto agli attuali 69,99 euro. Per l'Echo Dot di quarta generazione col display, quindi con l'orario, la temperatura, eccetera, eccetera, mentre 59,99 euro per l'Echo Dot di quarta generazione senza display. Vi consiglio di inserire nella lista dei desideri entrambi i prodotti, in modo tale che poi Amazon, non appena ci sarà una super offerta su questi prodotti, cosa che sicuramente accadrà, vi verrà notificata il cambiamento di prezzo e voi a quel punto potrete decidere se l'uno o l'altro. Se invece volete fare dei regali prima di Natale, approfittate sicuramente del prezzo vantaggioso dell'Echo Dot di terza generazione, che, vado a ripetere, è un prodotto eccezionale perché fa tutto quello che fa qualsiasi altro dispositivo connesso al nostro dispositivo domotico. Se vi piace ascoltare musica durante il giorno, vi consiglio sicuramente l'Echo Dot di quarta generazione. Bene ragazzi, vi ribadisco che lascio qui sotto in descrizione i link sui quali cliccando vi rimanda direttamente ad Amazon e potete effettuare l'acquisto direttamente. Ci aiutate a crescere con questa azione che per voi è semplicissima, a noi aiuta parecchio perché Amazon ci corrisponde una piccola percentuale che a voi costa assolutamente nulla, è zero. Così facendo
ci date la possibilità di poter acquistare altri prodotti da potervi proporre. Vi ricordiamo poi che un altro modo per poterci aiutare è sicuramente l'iscrizione al canale e il mi piace, in modo tale che i nostri video prendano sempre più spazio in questo mondo vasto di YouTube. Io direi che per questo video è tutto, se avete domande scrivetele qui sotto nei commenti e al prossimo video. Ciao!